Buon pomeriggio e buon pranzo, cari amici fan dal vostro Nicola e da Lucia. Sono qui per questo terzo e ultimo video di oggi sul mio canale ufficiale YouTubico. Ebbene sì, pochi istanti fa è finita la grande battaglia durata 3 ore e 34 minuti tra Dominic Thiem e Alexander Zverev, il numero 5 contro il numero 7 ATP. Thiem si è imposto per 3-7-1 pur perdendo il primo set che è durato 38 minuti per 6-3, che è stato anche funestato da due interruzioni quasi allo stesso tempo, più o meno, per pioggia. Partite che poi è riuscita a proseguire. Quindi dal secondo set Thiem ha iniziato a macinare gioco, set, ace e quant'altro. Quindi si aggiudica il secondo 6-4, il terzo e il quarto entrambi al tie-break, il terzo vincendolo per 7-6-7-3, il quarto 7-6-7-4. Quindi uno sguardo complessivo sulla durata dei set, diciamo in sé. Il primo 38 minuti, il secondo 41 minuti, il terzo un'ora e un quarto, il quarto un'ora. Quindi diciamo che tra il terzo e il quarto c'è stata la gran parte della gara. Vittoria di team abbastanza favorevole per i bookmaker, 1,47, 1,50, un Dominic Thiem che ora andrà a sfidare per il primo grande trofeo stagionale, il primo grande slam, Djokovic, Novak Djokovic, domenica mattina, ora italiana. Domani invece avremo la finale al femminile tra Kenny numero 15 WTA, la Muguruza numero 32 WTA, sì, 9:30, anche se sto vedendo le partite iniziano alle 9:45 ora italiana. Per la partita di domani favorita la Muguruza tra 1,58 e 1,63. Quota un po' più interessante per la Kenin, 2,30, tra i 2,33 e 2,40. Bene, ricordo in ultimo appunto Dominic Thiem batte in rimonta Zverev 3-1 e vola in finale contro Djokovic nel torneo primo grande slam della stagione Australian Open 2020. Finalissima che si disputerà domenica 2 febbraio, ora mattutina italiana. Grazie a tutti, ci vediamo domani dove arriverà sia il video su SmackDown ma anche un video speciale sul calciomercato, perché oggi si chiude la sessione invernale del mercato, almeno in Italia si chiude alle 20. Squadre che stanno proponendo gli ultimi botti di mercati, Milan attivo, Inter anche, Lazio, quindi insomma, e comunque la Serie A, già vi dico questo, ha perso già un bel pezzo, nel senso che il caro Boateng, conoscenza del calcio italiano, giocato al Milan, impara a Sassuolo, a Firenze, ci ha lasciati e andate in Turchia. Vi chiudo già con questa prima chicca. Bene, grazie a tutti, alla prossima. Team Djokovic domenica mattina per la finalissima degli Australian Open, primo grande torneo slam della stagione ATP 2020. Ciao a tutti, alla prossima, a domani, ciao!